Accorsi da tutto il mondo questi operatori per un ballo che li riguarda. Si intitola La Via del Film, è indetto dal madrinato della Croce Rossa. Tra i presenti l'ambasciatore di Francia, Fouque Dupin. Sulla Via del Film la famiglia Ciulli Ruggeri segna una tappa celebre, vita col padre. In Ladro di Venezia riconosciamo Bruna Scalera. È una gara di velocità con l'obiettivo. L'operatore muta la macchina in un caleidoscopio. Lo riacchiappiamo mentre si fissa su un giovane torero. Il principe d'Assia. Altra sorpresa dell'obiettivo è divenuta una macchina del tempo. Risuscitano le notti della fine di secolo. La polca riproduce in edizione di lusso quello che bonariamente si chiamava fare quattro salti. Siete frequentatori del cinema e dovete indovinare da voi. Vi aiuteremo rivelando che la imitatrice è una brasiliana. C'è il Brasile anche nei ritmi della samba, e c'è nei costumi e nelle acconciature e in una certa gioiosità meridionale che tutti insieme stilizzano con garbo accenti di carnevale. Catherine Dunham sorride, ha capito. Si chiama Carnevale a Rio, il film che ha suggerito questi tropicali trionfi di fiori e di frutti.